nell'oscurità. Una coppia va tra le siepi umbrino a cercare cielo al tenebro, quel bel sogno d'ora ma la svela un raggio luna. Nell'oscura stella, notte di piacere, tu mi dici vieni a sognare, io ti voglio amare. Pronto? Sì. Buonasera, buonasera Presidente, buonasera dalla Verde Umbria, la meravigliosa Sicilia. E siccome sono in grado di intendere e di volere, lascio i poteri di campagna e Villa Ponente a Lazzaro, che si sa è allergico all'erba e ai fiori. Questa villa è di soldi a Rosina, con l'obbligo di seguire genuflessa e non farle mancare nulla. Il resto all'ospedale di Caltanissetta, così Lazzaro avrà di che curarsi le malattie dei nervi che gli prenderanno quando leggerà questo testamento. Signor Fulgenzio, vi lamentate già di prima mattina? Rosì, scusami, sempre il pedipedito, vero? Perché? Rosì, non mi risponde con un'altra domanda, lo sai che non lo sopporto. Sì, certo, lei da qualche tempo sopporta sempre meno. Rosì, non è che stai invecchiando? Rosì, se c'è una cosa che mi piace di te è l'intuito. Eccomi, eccomi, ho trovato la mezza carta. Insomma, ti tengo per filarmi. Alla fine l'abbiamo trovata la cravatta. Bella, eh? Mi piace. Dica, principe, abbiamo dormito scoperti stanotte? Oh, ho fatto tardi ieri sera e ho ancora sonno, sono stanco. Lo so, te la fa proprio sudare. Non voglio scherzare stamattina, eh? Vabbè, ho capito, buongiorno. Ecco, diciamo che un saluto è sempre un saluto. Sì. Potevi fare di meglio però, tipo per esempio, buongiorno. Sì, è sempre lo stesso. Avete visto i miei occhiali? Mannaggia, non vedo niente! Ehi, noi siamo da questa parte! Prego, accomodatevi! Prego, piacere di conoscerla, signore! Fortuna e il cognome! Fortunata! Fortunata cognome? No, il mio cognome è Bonafede. Questi sono i miei figli, Crocifissa e Rosario. Molto lieto, prego, prego, accomodatevi, accomodatevi. Buongiorno, signor Fortuna. Caro. Ho portato un presente per genuflessa in casa. Certo, tu sei Rosario. Rosario, sì. Non vedi l'ora di incontrarla. Non vedo l'ora, bramo dalla voglia. Prego, accomodi, grazie. Grazie. Grazie del pensiero. Allora? Siamo d'accordo? Tu sei matto? Ma ti sembra che questo giochetto possa reggere? Ti prego, andiamocene finché siamo in tempo e lasciamo perdere. È pericoloso. Ma dico io, ma non ti potevi inventare un'altra storia per spillare i soldi a questi poveri disgraziati? Mettiamo in chiaro una cosa. Se volete portare qualche soldo a casa, ma soprattutto se volete portare la pelle a casa, dovete fare quello che vi dico io, altrimenti un certo amico mio è disposto a farvi un lavoretto con i fiocchi. Quindi muta e ripassa la parte. Sì, succede così, ma non a tutti. Chi dentro il cuore suo ha il coraggio di dire che Crocifissa non è mia figlia, ha
qualcosa in più. Soprattutto se poi, si asciuga le lacrime con un fazzoletto che ha tenuto conservato per ben 36 anni. E lei come fa a saperlo? Come faccio a saperlo? Come faccio a saperlo? Quella notte a Villa Ponente, l'amore, 36 anni fa, l'abbiamo fatta in due. E quel fazzoletto, Fedora, quel fazzoletto è mio. Tu? Io, FF, Fortuna Fulgenzio. È possibile, Fedora. È possibile. Quella sera, con questi occhi, gli stessi occhi, mi dicessi, domani io parto per Milano. Oggi è stato un giorno speciale, non voglio i soldi. Ma lasciami questo fazzoletto con cui ti sei asciugato il sudore. L'amore non si paga. Senza più ritrovarti. Signor Lazzaro, io so che lei faceva il musicista sulle navi da crociera. Sì, è vero. Sono partito a 18 anni, imbarcato sulle navi di mezzo mondo. Però sono tornato da 3 mesi. Sì. E dopo questi 18 anni di assenza ho trovato tutto cambiato. Ma in che senso? In che senso? Ho fatto un giretto per il quartiere. Oh, solo il bar è rimasto dov'era. Poi dove c'era la farmacia ci hanno aperto il barbiere. E dove c'era il barbiere c'è la farmacia. Scusa, non è che hai fatto il giro al contrario? Oh,